Mentre continua a crescere il flusso migratorio in Italia, negli ultimi anni si sta registrando un tasso di migrazione femminile superiore a quello maschile, non solo per effetto dei ricongiungimenti familiari. La presenza femminile nel paese oggi supera il 40% della popolazione immigrata, una presenza significativa che andrebbe meglio conosciuta e compresa, al di là degli stereotipi. Un fenomeno, quello della femminilizzazione dei flussi migratori, che necessita una maggiore attenzione, che comporta risvolti sociali, politici, economici, ma soprattutto demografici. Ecco perché l'associazione Onde Donne in Movimento, da sempre attenta alle donne, ha voluto volgere uno sguardo a una realtà ancora poco conosciuta, organizzando un incontro nella sala convegni della Banca del Niceno sul tema Le migrazioni di oggi, una prospettiva di genere. Il tema appunto è delicato e abbiamo pensato come associazione che non ci possiamo più sottrarre, anche perché desidereremmo interagire con le donne provenienti da culture diverse. Sappiamo che non è un percorso facile, però ci vogliamo provare. Allora partiamo con questo primo incontro informativo e utilizzeremo le competenze sia di una mediatrice linguistica, Fiorella Latona, che di un funzionario ONU che passa da Caltanissetta per Natale, ed ecco perché abbiamo scelto questo giorno per fare la nostra iniziativa. Ad affrontare l'argomento che tocca da vicino il nostro territorio, Fiorella Latona, mediatrice linguistica, e Andrea Milan, esperto in politiche migratorie e funzionario dell'ONU. A seguito di una ricerca che abbiamo condotto, infatti, delineeremo qual è il quadro delle presenze femminili appunto nella nostra provincia. Ci siamo accorti che le donne presenti sono 1260 e soltanto una piccolissima percentuale di queste arriva da sbarco o comunque per richiedere asilo. La maggior parte delle donne migranti a Caltanissetta, infatti, è qui grazie al ricongiungimento familiare o comunque per motivi di lavoro. Il tema delle migrazioni è un tema nel quale tradizionalmente la prospettiva di genere non è mai stata integrata, perché si è sempre creduto come luogo comune che la maggior parte dei migranti fossero giovani uomini in cerca di lavoro e che le donne rimanessero semplicemente nelle zone di origine abbandonate dagli uomini che andavano via. In realtà l'evidenza mostra che quasi il 50% dei migranti in giro per il mondo sono donne e ragazze, per cui oltre a un discorso di protezione per le donne che sono vittime della tratta o che finiscono in reti criminali, si sta lavorando tanto per rispondere ai loro bisogni, ma anche per riconoscerne la loro voce, per riconoscere la loro leadership e per fare in modo che quindi contribuiscano ai processi di sviluppo sia nelle aree di origine che nelle aree in cui arrivano.